Buongiorno, questo è il prodotto. Faccio presente che c'è il telaio CART, che è un upgrade che va aggiunto ad un Ninebot Mini Pro oppure ad un Mini S. Questo è un Mini S. Sostanzialmente ti danno una specie di prolunghina ad attaccare al connettore dell'alimentazione del Mini S, che si aggancia poi a un cavetto che è già predisposto sul telaio. Si attacca semplicemente in queste fascette con velcro che vanno tirate bene, e c'è anche questa copertura per non rovinare il Segway Ninebot S in questo caso. Sedile molto comodo, cintura di sicurezza esageratamente professionale, ma non serve. Freno a mano meccanico, va direttamente a bloccare la ruota. Secondo me questo però va un po' a danneggiare i motori del Ninebot S. Io freno a mano non lo userei. Pneumatici anteriori, senza camera d'aria. Ottimo sterzo, bello pronto. Pedale dell'acceleratore analogico e anche pedale del freno analogico. Qui si gira, ci vanno 6 batterie di tipo stilo AA in dotazione. Ci sono vari blocchi per allungare o accorciare il go-kart in base alla vostra altezza. Semplicemente si vanno poi a stringere queste due brugoline, due da entrambi i lati, due da lato, quindi in totale 4. La chiave a brugola in dotazione. E poi qui, vediamo se riesco a far vedere, c'è anche la possibilità di regolare l'inclinazione del... Guardate qua, c'è questo. L'inclinazione del piantone dello sterzo, di conseguenza anche regolare l'altezza dello sterzo. Il prodotto è fatto veramente, ma veramente bene. Può avere come velocità 8 km orari, oppure 18, oppure 24 modalità sport. Vi dico già che, essendo molto basso, i 24 sono estremamente tanti e soddisfacenti per un bambino, ma pochi per un adulto. Io ho 35 anni, l'ho provato, vabbè. Un po' deluso sono rimasto. La velocità di 24 all'ora è troppo limitata sul rettilineo. Dovete fare dei circuiti pieni di curve dove non c'è neanche un rettilineo, in modo che vi divertite, perché comunque è molto pronto nello sterzo, quindi vi dà delle buone emozioni soddisfacenti nelle curve, ma nei rettilinei assolutamente no, perché l'accelerazione iniziale da 0 a 10 fulmina, poi già da 10 a 20 non è niente di eccezionale, da 20 a 24 neanche ve ne accorgete. Comunque, è un bel prodotto. Se devo considerare il costo del kit più del Ninebot e la velocità limitata, la sufficienza gliela do comunque. Non vado oltre, ma la sufficienza gliela do. Perché sono un adulto. Se fossi un bambino e mi regalassero una roba del genere, gli darei 100.000 stelle. Quindi dipende dall'utilizzo.